La Corte di Giustizia Europea si pronuncerà il prossimo 20 aprile in materia di concessioni balneari. La sentenza determinerà la riforma e le eventuali aste che il governo Meloni vorrebbe evitare. Soltanto in Toscana sono 1.291 le concessioni. A breve verrà aperto un tavolo interministeriale per scongiurare il rischio dettato dalla direttiva Bolkestein, che coinvolge anche porti turistici e i posteggi del commercio ambulante. Noi stiamo difendendo questa categoria non perché abbiamo interessi specifici, perché è anche un'offerta turistica che è un'eccellenza della nostra nazione, perché abbiamo delle specificità. Cioè ogni stabilimento balneare rappresenta quel territorio, rappresenta quelle eccellenze enogastronomiche, per cui è un'offerta turistica che l'Italia non può perdere. Stabilimenti a parte, il turismo per la Toscana è un elemento chiave per impiego ed economia. Le città d'arte hanno registrato numeri da record negli ultimi mesi e lo faranno anche in questo 2023, che grazie ad un fortunato calendario presenta varie occasioni per allungare il fine settimana e quindi viaggiare. Adesso ci stiamo riprendendo, i players del mercato stanno lavorando e quindi io mi auguro, ma ho abbastanza certezze, che il 2023 sia l'anno del sorpasso del 2019. Non solo il turismo di massa, da tempo Firenze sta cercando di promuovere quello congressuale, che con un minor numero di presenze genera flussi economici più significativi. Il turismo congressuale rappresenta un segmento strategico all'interno del comparto generale del turismo nazionale, con grandi opportunità di crescita anche sul segmento internazionale.